Agricoltura pugliese sotto assedio della criminalità locale. Furti e danneggiamenti nelle campagne vengono segnalati con sempre maggiore frequenza anche nella provincia Bat. Il prefetto Maurizio Vagliante ha voluto riunire le principali organizzazioni di agricoltori del territorio, insieme ai sindaci e ai rappresentanti della regione, tra cui l'assessore Pentassuglia, per organizzare di concerto con le forze di polizia efficaci misure di contrasto ad un fenomeno che sta danneggiando gravemente uno dei più importanti comparti produttivi della Puglia. Servono maggiori controlli, denunciano gli agricoltori, per porre fine ad un clima di paura e di insicurezza divenuto inaccettabile. Noi abbiamo avuto ultimamente sia ad Andria che a Minervino e a Spinazzola furti di grano mietuto sui campi, ma si tratta di furti che sono durati parecchie ore durante la notte e che riguardano una superficie di 10 ettari ad Andria, una superficie di 34 ettari a Minervino Murge e di 15 ettari a Spinazzola, oltre a tanti altri furti che già si stanno avendo in provincia di Bari per quanto riguarda l'uva da tavola che è già arrivata, quella che è stata anticipata la raccolta, oltre alla sicurezza, diciamo, dei mezzi che abbiamo nelle campagne. E chiederemo, come già abbiamo fatto anche in altri momenti, in altri incontri, l'aiuto dell'esercito, l'aiuto della polizia provinciale, affiancando la guardia campestre, perché non ce la fa ormai a tenere sotto controllo il territorio. La risposta delle istituzioni non si farà attendere, spiega il consigliere regionale Filippo Caracciolo tra i promotori dell'incontro in prefettura. Sarà riattivata la cabina di regia dell'Osservatorio regionale permanente sui reati in agricoltura. Verranno aumentati i sistemi di videosorveglianza sulle strade rurali ed intensificati i controlli sulle bancarelle di prodotti ortofrutticoli per verificarne l'eventuale origine furtiva. Ai cittadini che collaboreranno denunciando atti illeciti verranno corrisposti dei ristori come incentivo e premio. Molte aziende agricole hanno inoltre mostrato la propria disponibilità ad offrire i propri terreni come presidi di controllo con videosorveglianza rafforzata. L'obiettivo, concludono dalla regione, è consolidare un'alleanza strategica tra istituzioni, forze dell'ordine e consorzi per presidiare e mettere in sicurezza le campagne pugliesi. Il grido d'allarme degli agricoltori è stato subito accolto da parte delle istituzioni. Devo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto che ha convocato subito questa riunione su input della regione. L'assessore Pentassuglia si è mostrato subito disponibile, c'è stato un comitato di sorveglianza che ha stabilito già alcuni impegni ben definiti, per cui la risposta deve essere pronta ed immediata, perché noi dobbiamo garantire la sicurezza sui nostri territori. Garantire la sicurezza significa dare l'opportunità agli agricoltori di poter accedere ai loro campi in maniera tranquilla, serena e senza il patema d'animo di essere rapinati oppure di subire danni ingenti alle loro colture che con sacrificio portano avanti.